Buongiorno e buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio il Ministro dello Sviluppo Regionale Marigno per questo evento, oltre all'Ambasciatore Azzarello e la nostra Ambasciata a Brasilia per l'organizzazione. Sono molto felice di partecipare, anche se purtroppo ancora da lontano, a questo importante appuntamento che mira ad avvicinare ancora di più le nostre comunità imprenditoriali ed evidenziare ancora di più le opportunità di investimento in Brasile, sempre nell'ottica di una tutela reciproca degli investimenti. Il governo italiano ha una particolare attenzione per il Brasile, che riteniamo un partner strategico in America Latina. Ripetiamo sempre che la profondità e solidità dei rapporti tra Brasile e Italia ha pochi eguali nel mondo, per via di innumerevoli brasiliani di discendenza italiana, come lo stesso ministro Marinho, per via dell'affinità culturale, per via della comunanza di valori, per via del grande patrimonio di simpatia reciproca che esiste tra i nostri due paesi e i nostri popoli. Su questa fondamentale base storica abbiamo costruito un rapporto fatto di molto altro, dalla collaborazione scientifico-tecnologica a quella in ambito multilaterale, in particolare per il mantenimento della pace, ma non solo, passando per molti ambiti che coinvolgono le rispettive istituzioni e la società civile. In questo contesto si inseriscono anche i rapporti economico-commerciali, che sono eccellenti e che vedono numerosissime imprese italiane già presenti in Brasile ed investimenti italiani molto significativi. Ad esempio, riscontriamo un crescente interesse delle imprese italiane a investire nel settore della sanitizzazione in Brasile, che solo recentemente si è aperto al settore privato, creando nuove opportunità di investimento per un valore stimato di circa tra i 90 e i 130 miliardi di euro nel prossimo decennio. Eppure riteniamo che il potenziale sia molto più ampio e molto si possa fare ancora per sfruttarlo appieno. Il governo italiano intende impegnarsi in questo senso ed è senz'altro al fianco del proprio sistema produttivo per cogliere appieno le opportunità che il rapporto col Brasile offre, e in questo vogliamo collaborare in modo stretto con il governo brasiliano, la cui apertura in campo economico è molto apprezzata da parte nostra. Accogliamo quindi con favore il programma del ministro Marinho di sviluppo dei bacini idrografici e di ammodernamento delle infrastrutture urbane, valorizzando anche le tecnologie avanzate delle nostre imprese nella creazione di smart cities, nei settori delle infrastrutture idriche, dell'illuminazione pubblica, della mobilità sostenibile e dell'edilizia sostenibile. Le imprese italiane presentano infatti un'expertise riconosciuta a livello mondiale che siamo vogliosi di mettere a disposizione del vostro fantastico paese. In questi campi e in molti altri possiamo e vogliamo offrire il contributo delle nostre imprese, sia in termini di trasferimento di know-how e professionalità, sia di crescita sostenibile e mutuo beneficio, in partenariato con le imprese brasiliane. Sappiamo che prima che scoppiasse l'emergenza Covid avevamo un intenso programma di intensificazione di attività con il Brasile. Solo per citare gli eventi più importanti, attendevamo la visita del presidente Bolsonaro in Italia ad aprile scorso. Pensavamo di convocare entro l'anno il Consiglio di cooperazione, che da tempo non si riunisce, e avevamo ipotizzato di organizzare anche una missione di sistema in Brasile, appunto con le nostre imprese. Non appena le condizioni lo consentiranno, riprenderemo questo programma, ma nel frattempo andiamo avanti virtualmente, come stiamo facendo oggi e come abbiamo già fatto in altre occasioni nei mesi scorsi, nei quali, grazie alla disponibilità e all'interesse dei ministri del governo brasiliano, ci siamo presentati assieme alle aziende italiane, alle quali vogliamo far conoscere meglio le enormi opportunità che offre questo grande paese. Nella speranza quindi di rivederci al più presto, fisicamente, dal vivo, per tornare a lavorare insieme guardandoci negli occhi, vi auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie e obrigado.